Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo qui su Raid 5, siamo al terzo appuntamento denominato gare testa a testa. Siamo con la nostra Honda CBR600 e nello scorso appuntamento siamo arrivati comunque a fare un bel po' di punti. Sono arrivate anche le prime vittorie, quindi anche un po' di podi, secondi, terzi in classifica, però non siamo riusciti a portarci a casa la Suzuki perché dovevamo vincerle praticamente tutte, ma non ci siamo riusciti, quindi non ho ancora rifatto la gara. Eventualmente poi magari me le rifaccio, diciamo, per conto mio, per cercare di portarci a casa eventualmente anche l'altra moto. Quest'oggi invece andiamo nel nuovo appuntamento, appunto questo testa a testa. Vediamo, perché qui ci indica soltanto Daytona, infatti è una sola gara, 3 giri, quindi penso che chi vince prende pure la moto, mi viene da pensare, insomma. Come sempre siamo pronti. Aspetta, siamo su una Suzuki, quindi è una moto che ce l'hanno loro, Suzuki stock tra l'altro, quindi Daytona tutto full circuit direi. Eh sì, facciamo un testa a testa tra due Suzuki GSX-R 600 del 2005 stock, quindi non possiamo cambiare assolutamente niente e via ragazzi, andiamo, cerchiamo di portarci a casa. Nato a Orlando, la sua prima passione sono state le auto. È lì che hanno iniziato a chiamarlo Fast Charlie. Dopo aver vinto a Daytona su 4 ruote, vuole ripetersi anche su 2, e a 34 anni ha tutta l'esperienza per salire spesso sul podio. Ok, quindi diciamo il nostro primo sfidante qui a Daytona. Attenzione qui, Boh, Daytona che in realtà ricordate, cioè, mi ricordo solo la parte con gli ovali, figurate. Allora, qui TC e tutto è rimasto così. Attenzione, ma qui è tutta una curva. Ok, questa è tutta la parte guidata. Guarda. Ne ho troppo. Attenzione. Ok, quindi la vittoria sono 50 punti, che sono quelli che ci servono per portarci a casa la moto. Dai, abbiamo preso. Aspetta, un po' di margine. Qui c'è la parte. Mi ricordavo che se andava a sinistra con le moto, cioè con le auto, qui si vede che hanno fatto una variante, direi. E quindi occhio, perché questa pezzo non lo so. Ok, mamma mia, può essere un circuito per moto sta Daytona però, Ok, adesso passa in mezzo ai cancelli. Ok, in teoria le auto poi qua vanno sopra la sopraelevata e qui hanno, penso, appiattito. E poi qui c'è la chicane. Ok. Sì, poi qua c'è l'altro pezzo della sopraelevata, ok. E questa è rimasta, vabbè. Ok, che avanti giri? 3 giri, minchia, pensavo fosse un giro unico. Attenzione qui, la sopraelevata. Quindi qua si va tutto dritto, sarà lunga, Ma stiamo a sfornare sta moto pure là. 2,50. Attenzione qui, staccata. Non è male, insomma, per essere una moto stock. Non è che dovevamo prendere lì le gomme. Per essere una moto stock non è male, frena pure molto forte. Lungo. Molliamo i freni. Che tempo. Dai, usiamo il rewind. Ok, frena forte se freni in tempo, ovviamente. Non so quante, 3 secondi. Grosso modo comunque il distacco con il tipo è rimasto invariato. Voi, perché noi abbiamo perso forse un sacco di tempo in questa parte qui, che proprio non la conosco, quindi ha fatto sicuramente a sbagliare traiettorie, marce o anche velocità di percorrenza.
Guarda. Ok. Loro praticamente ci fanno... Ah, la sopraelevata è là dietro, quindi ci fanno uscire prima dalla sopraelevata per fare la chicane. Ok, ora mi sto ricordando che comunque insomma con le auto l'ho fatta un paio di volte. Il tracciato pure, diciamo, completo è molto figo, c'è tutta la parte centrale guidata e poi ci sono le sopraelevate che si fanno anche appunto con le auto, sono molto molto interessanti. Tipo là sta moto, andiamo addirittura fuori giri. Ultimo giro per noi. Qua si fa scorrere la moto. Effettivamente lì non è una frenata così, così brusca. Ok, anche qui. Quanto abbiamo? 7 secondi. Vabbè, dai, stiamo andando benissimo. Comunque siamo a parità di moto, quindi da questo punto di vista è soltanto, diciamo, merito della nostra bravura e dei rewind soprattutto. Secondo me più di rewind, perché altrimenti sicuro ci avrebbe ripassato magari in più di un'occasione. Occhio, mamma mia, proprio a filo. Qua non mi sta in testa sto pezzo di strada, eh? Occhio. Via giù in carena per l'ultima volta in questo tratto di pista. Cigliana, possiamo sfruttare molto il cordolo. E usciamo, vai. 9 secondi e 4, vabbè. Ho veramente dato 10 secondi e 4, 10 e 8, 11. In alcuni pezzi secondo me sono molto lenti, cioè ho perso veramente tanto nella chicane, 11 secondi e 8, e quindi direi che il tizio dovrà attendere per vincere qui a Daytona, tra l'altro pubblico delle grandi occasioni. Hai sconfitto Fast Charlie in questa sfida, di certo non si scorderà facilmente il tuo nome. Eh no, te credo. Insomma, pubblico delle grandi occasioni per due moto che si battagliano per tutto il tracciato. Comunque, siamo riusciti a vincere 1.45.4 il nostro best nell'ultimo giro fatto. Ottimo così. Quindi portiamo a casa anche la moto. Ottimo, 50 punti. Ottimo così. E abbiamo aumentato anche un po' di affinità con la Suzuki, visto che abbiamo fatto la gara qui nella nuova generazione, testa a testa contro Charles Nolan. Ok, e ci portiamo la Suzuki che abbiamo utilizzato in questa gara, la portiamo nei box. Ottimo così. Questo deve essere 6,50 o 600, e magari potremmo eventualmente affiancarlo ovviamente alla Honda. Allora, andiamo con l'evento successivo, ragazzi, questo è veramente durato poco. Questo è già campionato, moto sportiva 600cc, ancora. Qui c'è una bella Aprilia Tuono 660 in palio. Praticamente per ogni gara c'è una moto. Ottimo. Ottimo così. Allora, andiamo un attimino. Questi sono tre tracciati, stavo pisciando. Snetterton, Donington Park e Ulton Park, tutti britannici. Meteo sereno, ok, quindi già sfida moderata, già abbiamo fatto uno step in più. Ci dice che abbiamo moto che possiamo utilizzare. Ottimo così, vediamo un po' cosa abbiamo a disposizione. Appunto abbiamo sia la Suzuki che la Honda. Vabbè, desordi ce l'abbiamo. Aspetta, quanto era il limite? Sempre 700, quindi comunque lo scarico non lo possiamo andare a cambiare. E non andava a spendere soldi con la Suzuki. Per quanto la Suzuki non mi dispiaceva, De suo c'ha già del buon potenziale. Velocità massima è 6.08, pur non avendo fatto modifiche. Anche se la Honda, vabbè, ma perché noi comunque con la Honda abbiamo sul kit dei freni, c'è una bella frenata 7.33.
però vabbè, stiamo paragonando una moto comunque preparata con una stock, insomma lascia il tempo che trova. Comunque, scarichiamo la Suzuki, montiamo sulla Honda nel nostro carrello e partiamo alla volta di Snetterton. Abbiamo già fatto una gara qui, quindi grosso modo me la ricordo, ma ovviamente... no, questa è la parte corta, mi pare. Sì, abbiamo fatto quella lunga, quindi la parte corta bisogna vedere quale pezzo del tracciato utilizziamo, anzi forse... manco niente della parte lunga utilizziamo. Va bene, comunque lunghezza 3G, difficoltà vabbè il 90%, per il momento lo lasciamo così ragazzi per la difficoltà, poi veramente insomma quando ancora lui Charles Loran che ancora non si è ripreso da batosta di Daytona, vediamo poi come va con la difficoltà, attenzione sempre cassa martello, via. Sono partiti malissimo grazie a spintarole del tizio dietro. Attenzione, sembra più un cartodromo sta pista. E poi mi ricordassi di cambiare marce. Attenzione, ci infiliamo qui all'esterno. Ecco perché era scritto rosso Charles Loran, che era quello, vabbè, qua siamo entrati un po' bassi di velocità e appena ci ha toccato ovviamente siamo finiti per terra. Mi ricordavo bruttissimo sto cavatappi, cioè sto tornantino. Mi ricordavo che c'era uno che aveva il nome scritto in rosso e effettivamente è stato un nostro sfidante. Comunque abbiamo guadagnato la prima posizione in questo cartodromo. Sono arrivato lungo e niente, sono arrivato lungo e anche pinzato. Vabbè, stavolta non ho utilizzato il rewind, sennò qui dice cavolo, arrivi primo utilizzando il rewind, è facile. Sì, potreste avere ragione. Però purtroppo essendo comunque corta qui la pista, ma risalì in casino. Attenzione qui, sono arrivato lungo ancora. Ci manca un punto in cui potete accelerare. Era questo, ma sono uscito pure male. Attenzione, ultimo giro per noi. Abbiamo una traiettoria più interna, ci toccano un po', ma riusciamo a rimanere in piedi. È un esordio non proprio dei migliori questo, cercando di infilarmi ma comunque allungano le staccate come non mai questi. Attenzione, qui ci infiliamo proprio in maniera aggressiva. Il problema è che poi arrivo lungo e quindi mi risorpassano. Attenzione ancora, questo è l'ultimo rettilineo dell'ultimo giro, vediamo se riusciamo a prendere qualche posizione. No, siamo arrivati decimi alla fine, peccato per quell'errorino che abbiamo fatto. 6.32 tra l'altro il nostro Charles Loran con la Suzuki riuscirà a vincere. Vabbè, qui più che altro che la potenza diciamo massima della moto contava più la maneggevolezza, perché insomma era un cartodromo praticamente, insomma. Quindi iniziamo con un decimo posto. Non ho visto manco quanti punti servivano per la moto, ma mi viene da pensare che magari il decimo posto è un po' pochino per pensare di riuscire a prenderla. Ma vediamo un attimino, perché non mi ricordo. Sono 24 punti per passare. Non serve averne 120, ne devo fare solo 24. Vabbè, quindi tecnicamente se riuscissi a vincere le prossime dovrei poterci arrivare. Va bene, comunque andiamo a Donington Park, full circuit, quindi abbiamo tutta la parte del tracciato insomma da dover fare e iniziamo subito, tanto qua regolazioni non le facciamo. Anche qui Charles Loran ovviamente ha vinto la prima gara e vorrà rifarsi, stavolta cerchiamo invece di non fare cavolate noi.
Attenzione, ora qui il tracciato ovviamente è un pochettino, parte decisamente più larga, poi c'è tutta la parte dell'ultimo settore, diciamo che il rettilineo lungo e la sua Suzuki essendo stock potrebbe faticare un pochettino, anche se insomma sta ancora lì nel gruppetto, eh? Noi cerchiamo di non perdere ovviamente la scia di questi. Mamma mia, come sono arrivato lungo qui. Arrivato lungo e per terra. Aspettate, fatemi il primo rewind. Avevo proprio sbagliato la traiettoria. Darlington è un altro tracciato che comunque conosco. L'abbiamo pure fatto nello scorso ride, però insomma è passato un sacco di tempo. Poi comunque qui le moto si portano diversamente. Secondo me è stato fatto un buon lavoro per quanto riguarda il gameplay, eh? Le moto non sono particolarmente difficili, poi almeno per me, a portarle, insomma c'è quella... Oh, sono arrivato lungo, oddio, c'è quel livello di sfida che è appagante. Purtroppo non ho provato il MotoGP, quello nuovo, quindi non so se magari hanno preso lo stesso tipo di gameplay che hanno utilizzato lì sul MotoGP o proprio qualcos'altro di nuovo. Quindi non posso farvi paragoni, insomma, essendo comunque la stessa software house, non mi meraviglierei, insomma, che sia stato preso magari lo stesso tipologia di gameplay e magari migliorata o comunque presa paro paro, questo non ve lo so dire. Magari se qualcuno di voi ha sia MotoGP che Ride sicuramente potrà fare una comparativa migliore di me, che mi manca uno dei due contendenti, diciamo. Attenzione qui, sto Charles Nolan si sta difendendo pure con la sua Suzuki, devo cercare di andarlo a riprendere ed è tutt'altro che easy la cosa. Occhio. Sbagliato qui. Attenzione, sono usciti molto più forti qua. Poi mi dice sempre di metà la prima, ma la mia prima secondo me è un po' troppo bassa come marcia. Attenzione qua, un altro con la Honda ci svernicia. E stacchiamo lunghissimi, per fortuna la moto comunque si intraversa leggermente, ma i controlli ci aiutano a tenerla a bada. E attenzione Charles, fa un po' di... forse un errorino andando un po' lungo, ma comunque riesce a mantenere la posizione. Io sono comunque qui nel gruppetto, ma non riesco ad avvicinarmi. Forse qui mi sono pure avvicinato troppo. Dai Anna Ross, andiamolo a prendere. Ultimo giro per noi. Attenzione, proviamo la stacchiata, li infiliamo entrambi e Charles che ci allunga la spallata e ci dà una bottarella. Aspetta, che avevo fatto, non mi ricordo quando ho iniziato a frenare. Okay. Avevo fatto partire il wind, ma lì già stavo a frenare e sono andato lungo. Attenzione qui, è lotta coccia, attenzione dietro Anna, c'è da una botta paurosa. Charles ovviamente ancora gli rode il fatto di aver perso a Daytona. Non ci sta, mamma mia che errore. Passiamo così a cannone sul cordolo, ci sta che vogliamo. Attenzione, questa sera in fila, un gran sorpasso all'esterno. Dobbiamo cercare di rimanere attaccati lì a Charles. Attenzione, dobbiamo cercare di sfruttare magari qui la migliore accelerazione, però se non mette le marce questi se ne sono nati. Ha fatto malissimo sto pezzo, fatto veramente male. Purtroppo siamo alle ultimissime curve,
attenzione, ci infiliamo qui, Charles Larka, noi ci infiliamo, mamma mia, mamma mia. Attenzione, lui c'è una migliore accelerazione, stacchiamo più lunghi, stacco più dopo. Attenzione qui, rimaniamo a centro pista e usciamo primi. Mamma mia, che staccata della vita che abbiamo fatto. Charles sarà arrabbiatissimo da questo sorpasso un po' aggressivo. Grande, cioè lui va fortissimo. C'ha 632 di moto con le gomme stock, tra l'altro. Cioè veramente sta andando molto molto forte, grandissimo. Veramente tanto di cappello. Però portiamo a casa il nostro podio e 31 punti totali in classifica, quindi saliamo in terza posizione, ce la giochiamo tutta all'ultimo, anche se un po' difficile perché comunque Charles ha fatto un primo posto e in secondo noi abbiamo un decimo posto, che insomma non è proprio il massimo. Secondo me vince forse chi, cioè la moto la vince chi arriva prima al campionato, non lo so, vabbè, mo lo scopriamo. Però beh, viene da pensare, sì, anche perché punti classifica 0 di 120, perché 0? Scusa, com'è possibile? A meno che non li aggiunge poi quando abbiamo la classifica del campionato, perché noi tecnicamente ce l'avremmo 30 punti. Non lo so, vabbè, vediamo. Non ho idea. Comunque, ultimo Gran Premio, Holton Park, versione breve. Anche questa fatta ricorda un attimino. Mi ricordo, ecco, c'è sto curvone qui a sinistra prima del rettilineo, un po' in salita. Quindi, consumo come disattivato, ecco, vedete. Ci avevo fatto, cioè, avevo capito che effettivamente non c'era il consumo, ma mi stava a preoccupare in alcune gare se mettevo come medie, magari in arrivo, invece è disattivato, quindi gomme soft tutta la vita e cerchiamo di far bene. Attenzione, di nuovo gas martello, via via via. È sempre una partenza del cacchio per noi. Attenzione qui ancora. Infiliamo. Attenzione. Qui è tutto un saliscendi. Attenzione qua, curva strettissima e gomito. Andiamo per terra. Sarebbe troppo pinzato. Qui vorrei wind per noi. Arrivato pinzatissimo. Attenzione che qui. Ah, ok, praticamente è quasi sull'altra parte. Ehi, occhio qui. Vabbè, dammela una sportellata, no? Mamma mia, aggressivissimo sta Pannaros. E forse non ci sta ancora per Donington. Un casino sto tracciato, eh? Non c'è un vero e proprio punto in cui si accelera dritti, quindi non possiamo cercare di sfruttare tutta la cavalleria. Sono arrivato lungo. E Chas, no, ancora prima, mamma mia, indiavolato proprio. Occhio qui. Dai, che ci siamo avvicinati molto bene. Ci infiliamo qui. Attenzione su Giovanna Poretti, che non ha gradito. Siamo infilati abbastanza aggressivi, poi siamo andati anche un filo lungo e Tunos qui ci si infila e prende la posizione. Aia, se botta, non so come facciamo a non cascare, sinceramente ci sono certe botte del posto, è incredibile. E attenzione che lì Charles sta a fare il vuoto. È già all'ultimo giro. Dobbiamo cercare di guadagnare il più possibile. Attenzione, ci infiliamo qui. Ok. Spalanchiamo il gas. Forse ci darà perenità, no? Ottimo. Oh, madonna, mi ha buttato fuori, fratello. Aspetta, mi ha dato una spallata, ma sta a buttare fuori. Porco giro, ho capito che sei uscito più forte, però. Aspetta un attimo. Ancora. E niente, lì Charles se ne sta andando praticamente. Non riusciremo assolutamente a prenderlo. Un secondo e mezzo.
Occhio, occhio, occhio. Sono arrivato lungo. No, sono arrivato lungo. Aspetta. Questo pezzo è... è difficile. Ok. Intentiamoci perlomeno del secondo posto, se riusciamo a portarci a casa. Ho frenato pure decisamente troppo in anticipo. Ce l'ho qui attaccato. Attenzione. Non c'è sta che mi sorpassi all'ultimo. Pure sbagliato a metà la marcia. E niente, mi deve sorpassare per forza. Vabbè, arriviamo in terza posizione. Tinus che è uscito molto meglio. E Charles, porco gira quanto corre questa Suzuki. Veramente tanto, tanto di cappello. Incredibile. E niente, vediamo un po' sto campionato che comunque l'avrà vinto lui, sicuramente. Noi forse siamo riusciti a prendere il secondo posto? No, perché Tinus ci ha fregato. Forse fossimo riusciti ad arrivare ai secondi, avremmo forse preso anche il secondo posto. Comunque, 96 punti sì, siamo presi. E vediamo un po' in classifica finale, perché non ho capito com'è la questione con la moto in palio, quindi non ho capito se ce la siamo presa o meno. Non lo so, comunque... terza posizione per noi, a fianco alla nostra Honda. Ricompensa per il gruppo superato? Sì, ok. Ottimo, perché abbiamo preso molti più punti. Ok, ok, perché col fatto che non si aggiornava in automatico i punti classifica non riuscivo a capire. Vabbè, 24, beh, non so tantissimo, ma non so manco... non so manco pochi, insomma, non è, penso, così difficile riuscire a farli, quindi buono così. Comunque, ci portiamo a casa la prima Naked di casa Aprilia. Tanta, tanta roba questa, veramente tanta, tanta roba. Infatti il prossimo evento è su una Naked. Quello però lo vediamo nel prossimo appuntamento. Io come sempre, ragazzi, vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!